Ancora sangue, ancora violenza senza senso che ha spento vite e sogni. Dopo i drammatici eventi di Monaco, di Baviera in Germania e di Kabul in Afghanistan, solo gli ultimi di una lunga scia di dolore, Papa Francesco è tornato a parlare di pace e ha chiesto nuovamente a tutti di ritrovare la via del dialogo. In queste ore il nostro animo è ancora una volta scosso da triste notizie relativi a deplorevoli atti di terrorismo e di violenza che hanno causato dolore e morte. Sono vicino ai familiari delle vittime e ai feriti. Vi invito a unirvi alla mia preghiera affinché il Signore ispiri a tutti i propositi di bene e di fraternità. Quanto più sembrano insormontabili le difficoltà e oscure le prospettive di sicurezza e di pace, tanto più insistente deve farsi la nostra preghiera. In quelle che sono giornate, settimane di smarrimento e incertezza, la Giornata Mondiale della Gioventù sembra una risposta di gioia a un futuro apparentemente sempre più incerto. Dopo la preghiera dell'Angelus, il Pontefice ha chiesto a tutti di pregare per questo 31esimo appuntamento, voluto per volere di San Giovanni Paolo II. Fin da ora saluto e ringrazio quanti stanno lavorando per accogliere i giovani pellegrini, con numerosi vescovi, sacerdoti, religiosi, religiosi, laici. Un pensiero speciale rivolgo ai tantissimi loro coetanei che, non potendo essere presenti di persona, seguiranno l'evento attraverso i mezzi di comunicazione. Saremo tutti uniti nella preghiera. Proprio alla preghiera erano state dedicate le riflessioni di Papa Bergoglio dalla finestra del Palazzo Apostolico dinanzi a migliaia di persone. Traendo spunto dal Vangelo Domenicale, il Pontefice ha messo a fuoco le tre domande che rivolgiamo al nostro Padre Celeste: il pane, che vale a dire la richiesta del necessario, non del superfluo; il perdono, perché soltanto la consapevolezza di essere peccatori perdonati dall'infinita misericordia divina può renderci capaci di compiere concreti gesti di riconciliazione fraterna; e l'aiuto nelle tentazioni, che esprime la consapevolezza della nostra condizione sempre esposta alle insidie del male e della corruzione. La preghiera è il primo e principale strumento del lavoro nelle nostre mani. Insistere con Dio non serve a convincerlo, ma a irrobustire la nostra fede e la nostra pazienza, cioè la nostra capacità di lottare insieme a Dio per le cose davvero importanti e necessarie. Nella preghiera siamo in due, Dio e io, a lottare insieme per le cose importanti.